Ben ritrovati da Dr. Loomis. In questo video unboxing vi presentiamo un bellissimo cofanetto della Arrow Video dedicato al maestro Mario Bava, cofanetto che comprende ben 9 pellicole del maestro dell'horror, cofanetto inglese che comprende però la lingua italiana per tutti i 9 film presenti in questo cofanetto, che ora andremo a vedere nel dettaglio. Ci sono numerosi contenuti extra che purtroppo non tutti sono in lingua italiana, ma ci sono diverse interviste o dietro le quinte con vari membri della troupe, quindi in lingua italiana. Oltre al cofanetto con i film è presente anche un libro, 85 pagine, ovviamente in lingua inglese, con i vari credits e curiosità varie. E ora diamo uno sguardo nel dettaglio, nel cofanetto. Abbiamo il primo disco, il film La Maschera del Demonio del 1960. Poi abbiamo La ragazza che sapeva troppo, un film diretto nel 1963. Poi abbiamo Black Sabbath, ovvero I tre volti della paura del 1963, chiaramente sono tutti in ordine di data di produzione. Poi abbiamo Operazione Paura del 66, qui c'è anche un'intervista a Bava in italiano molto consigliato. Poi abbiamo 5 bambole per la luna d'agosto del 1970, A Bay of Blood, Ecologia del delitto del 71. Niente, qui abbiamo gli orrori, scusate, del castello di Norimberga del 72. Anche qui c'è un'interessante intervista a Deodato in lingua italiana. Qui abbiamo Lisa e il diavolo del 73. Anche qui c'è un'interessante intervista. Titolo The Exorcism of Lisa. Mentre qua abbiamo Cani arrabbiati del 1974. E questo era il nono film presente. Qui abbiamo una cartolina con che c'è? Al Pacino, Cruising. Vabbè. Davvero molto bello, elegante, un tipo di confezione davvero solida. Mentre ora diamo uno sguardo invece al libro presente, anche questo in cartone molto rigido. Abbiamo detto che sono 75 pagine, Macabre Bava, Macabre Visions, The Films of Mario Bava. Andiamo a sfogliarlo velocemente, ci sono anche diverse immagini, più che altro testo in lingua inglese. Qui abbiamo la bellissima locandina della maschera del demonio, i vampiri, questo testo, Black Sabbath. Vediamo se c'è altre immagini. Qua abbiamo i tre volti della paura. Così come accennato prima, per quanto riguarda Operazione Paura, c'è un'interessante intervista sui luoghi del set con il figlio di Mario Bava, Lamberto Bava, in lingua italiana, quindi è sicuramente da vedere. Abbiamo altre immagini. Ebbene, questo è il libro presente. Bene, questo è il cofanetto, pagato all'epoca 70 sterline, appena uscito in commercio, e sicuramente per tutti gli amanti delle grandi Bava un acquisto dovuto. Bene, questo unboxing termina qua, grazie di averci seguito e al prossimo video. Ciao!